Ciao a tutti. Oggi sto eseguendo un'alternativa che può essere considerata proprio alternativa vera e propria alla riduzione delle ali del naso. Cosa uso? Uso una radiofrequenza, che è proprio questo Agnes, che come vedete ha delle piccole puntine. Queste piccole puntine sono, eccole qua, assolutamente isolate per la parte che è quella più alta. Quindi cosa succede? Che io praticamente mi pulisci. Io dove vado all'interno sia proprio una retrazione di quello che è il collagene, come se si andasse ad asciugare l'ala, e quindi praticamente in questo caso dove devo andare a rimodellare il naso ho proprio un discorso di riduzione della pelle. Che cosa era successo qua precedentemente? Il trattamento consisteva, avevano praticamente fatto un intervento di chirurgia plastica. In questo trattamento di chirurgia plastica hanno portato via molta cartilagine e molto osso, ma hanno lasciato della pelle in eccesso. Quindi cosa succede? Che il naso è diventato un pochino più informe, diciamo, senza forma. Allora, con l'Agnes abbiamo iniziato a farlo, come vedete da questo lato, abbiamo provocato proprio la formazione e la riduzione di una parte di narice del naso, che è questo, mentre la parte controlaterale, che è questa, ancora non l'ho trattata, e quindi ora vedrete l'effetto proprio del lavoro che va a susseguirsi anche su questa ala del naso stesso. Che cos'è Agnes? Agnes è una radiofrequenza monopolare che permette al calore di entrare in profondità. Perché mi piace? Perché funziona questo tipo di apparecchiatura? Funziona perché alla base c'è uno studio da parte di coreani, ma in realtà i veri scopritori sono stati addirittura i giapponesi, che si erano inventati questo ago che entrava all'interno, non so se ve lo ricordate, entrava all'interno praticamente del bulbo pilifero ed andava a distruggere quello che era il bulbo. Oggi come oggi invece cosa è successo? Che praticamente sono stati creati degli aghi, che sono esattamente questi qui, che cosa fanno? Entrano in profondità, vanno a far sì che si abbia sotto un effetto come se fosse di restrizione del collagene, per cui noi vediamo proprio modellare le ali stesse del naso. Ora, siamo partiti, come dicevo, di qua. Adesso proseguo nella questa aletta del naso, appoggio appunto un dito all'interno proprio per poterla lavorare nel modo più facile possibile e proseguo. Vedete? Un po' di sangue c'è, ma è abbastanza normale. Vado ancora avanti. Sono qui che praticamente risalgo nella parte che è questa, che è la gobbetta, o comunque la parte dove c'è proprio questa pelle in più. Quindi vado fino alla radice del naso stesso. Intanto asciugo e spiego come funziona. Questa è la radiofrequenza, qua dietro c'è un monitor, qua all'interno tampona bene, intanto velocissimo, qua all'interno praticamente ci sono dei vari livelli, livello 2, ma può aumentare, mi serve il livello 2 perché devo andare molto sul basso, nel senso che anche se la pelle del naso è una pelle bella strong, diciamo grossa, dobbiamo stare attenti a non lasciare delle cicatrici, per cui vado ad utilizzare anche un calore di più o meno 200 millisecondi, vuol dire che per 200 millisecondi il calore penetra all'interno. Fino adesso ho fatto 370 punti e così proseguo. Vado quindi a continuare in questo fatto che è quello proprio della riduzione cartilaginea. Allora, adesso vado a mettermi il naso qua davanti e vedo che praticamente ancora qui questa zona mi rimane scoperta e quindi insisto. L'importante è non lasciare segni, quindi proseguo nell'andare avanti sul trattamento. Lo sto facendo in diretta, quindi lo potete apprezzare fin da subito e ci tengo, perché così non voglio far sembrare che sia un discorso di magia. Non stiamo parlando di una magia, ma stiamo parlando come di mettere il suo naso all'interno, che facciamo entrare questo calore, l'effetto termico, l'effetto anche della radiofrequenza, non solo, l'effetto anche elettrico, fa sì che lo stesso muscoletto nella parte inferiore abbia una piccola contrazione, quindi diciamo che tutto un insieme di tessuto che lavora. Abbiamo proprio che, se vedete, sia lo stesso rialzo del naso,
Chiaramente è un naso che nasce un po' storto, per cui non potrà diventare un naso dritto, questo sicuramente, però una sua bella riduzione con una forma molto più compatta, sì. Che cosa sto facendo? Entro, quindi vuol dire, io ho la pelle del naso in questo senso, io entro all'interno della pelle del naso, vado qua sopra, eseguo questi micro puntini e qui in automatico il calore mi passa sotto, arriva il calore fino a qua alla profondità, fino ad arrivare al muscolo dove riesco finalmente a farlo contrarre. Quindi in automatico ho questa grande riduzione appunto delle ali. Ora vado nella parte laterale. Avevo chiesto al collega se poteva mettermi dietro la foto, ma non c'è, ma non importa, anche per segretezza nei confronti della paziente. Ma sicuramente vi faremo vedere com'è il trattamento una volta che è stato totalmente eseguito. Finalmente c'è un'alternativa, una possibilità che sia, a parte il filler che serve per rialzare al limite la punta, in questo caso con l'Agnes riusciamo a rimodellarla completamente. Ciao a tutti!